Oh, eccoci qui, benvenuti nel sesto episodio di Lords of the Fallen, ragazzuoli. Questa volta partiamo dal menu principale, giusto perché c'era questa bellissima schermata con la nostra cara Ruka, che era veramente, veramente tanto bella, mi piaceva un botto. Però andiamo subito su continua. Oggi, prima di andare avanti per Kaldrat Bassa, ci facciamo prima una deviazione, perché sono curioso di andare a vedere l'altra via, perché a sto punto, riguardando i vecchi episodi, ho notato che in realtà mi sa che è una sorta di shortcut che si ricollega alla via dei cosi, dei pellegrini, delle sentinelle. Come potete vedere, abbiamo di nuovo un piccolo cambio di mood e compagnia. Siamo passati alle dual e, facendo le mie solite cose dietro le quinte, ho scoperto che in realtà il risucchiare l'anima di una persona con la lanterna dopo che gli rompi tutta la stanza e compagnia serve specificatamente a fare una cosa, ovvero a droppare le rune. E ho scoperto che i signorini, quelli col cappello a punta, che adesso non mi ricordo come si chiamano, droppano delle rune specifiche per il sanguinamento. È stato un parto riuscire a riempire due barre di quel maledetto, però ve la faccio vedere. È questa runa qui, la Vixis. Aumenta la frequenza di accumulo dell'effetto sanguinamento. Io ancora non l'ho provata, questa sorta di micro build o queste rune, lo vedremo insieme. Ma spero che ci potenzino, anche perché ho messo il mazzafrusto nella sinistra, da spada nella destra. Non ho fatto chissà che dall'ultima volta, se non potenziare un po' appunto le armi. Mi pare che l'ho portate entrambe, una al più 5, una al più 4. E proseguiamo. Proseguiamo. Ogni volta devo un attimo sempre rientrare nel mood, che era il borgo, mi pare di sì. Devo rientrare sempre nel mood perché questi episodi li registro veramente lontani uno dall'altro. Quindi devo ricordarmi sempre dove siamo andati, perché e tutto quanto. In realtà anche un po' come si gioca. Fammi vedere che incantesimi avevo, ok. E vorrei andare a sinistra. Perché io pensavo fosse una gigantesca altra zona, portasse all'altra Kalrat e compagnia. Invece era molto onesta, mi sa, a vederla. Avevamo qualcuno dietro di cattivissimo. Ho sentito dei rumori brutti. Però mi piace questa nuova estetica di Ruka. Ci sta questa roba del rosso, per chi fosse interessato, cappuccio da pellegrino, armatura da epuratore, guanti d'avanguardia e calzamaglia da epuratore. Andiamo. Qui ci stanno i nostri soliti doghi, infatti fammi vedere subito come funziona questa build sanguinamento. Funziona! Funziona molto bene! Meno male. Dato, come vi ho detto, appunto il moveset delle dual viene dato dalla mano nella destra, quindi fa gli affondi. Se mettiamo il mazzafrusto invece dà delle bottarellone da ambe le parti. Tu hai un parassita. Gli è entrato il sanguinamento. Sì, vedo che oggi tira delle spikeate di lag. Potrebbe essere perché sto caricando il nuovo Gorgianza e il quarto episodio di Lords of the Fallen. Però ci accontentiamo una volta tanto. La via era di qua. Perché io pensavo chissà dove cazzo fosse. Però quello in realtà è il ponte del sonno celeste. E quindi quella è la via che stavamo facendo in origine. E se tanto mi dà tanto, probabilmente si ricollega a quello shortcut che abbiamo trovato. Che ho detto che okay, ci verremo da più avanti con l'ascensore. Sicuramente, anzi, è quello. Qui stanno facendo a botte i Rogar. Ci pensiamo subito noi. Come va? Madonna. Che brutta spikeata. No, questo mi sa che è l'ultimo update che hanno fatto di Lords of the Fallen e che ha rotto qualcosa, ragazzuoli. Ok, una volta che perdono i loro amici e non lottano più, perché questa è proprio lotta interna. Oh! Buongiorno. Eh sì, perché è un baluardo di sentinelle. È un baluardo di sentinelle. Madonna, comunque che bello. E dentro c'è un boss, palesemente. Quindi potenziamoci. No. Strano. Sicuri?
In Umbral c'è tanta, 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 troppa merda. No, ma credo che sia in realtà la cosa, ragazzi, che ogni update deve rifare gli shader. E non avendoci giocato dall'ultimo update, adesso vedrete tutti questi micro scatti che poi andranno a fissarsi. Sete di sangue. La madonna, che cos'è? Fa sanguinamento e fuoco slash esplosione o quello che è. Fammi leggere come si faceva. Ah beh, devo andare dall'inventario. Vedete, mi devo riabituare veramente sempre a tutto. Che cos'è? È una spada corta. Un'antica spada forgiata di metallo Rogar, la cui lama è macchiata di rosso per l'enorme quantità di sangue che ha versato all'uccisione di un nemico, ripristina la salute di chi la impugna. I testi sacri narrano di un lord dei Rogar che non solo uccise innumerevoli nemici di Adir, ma che sembrava diventare più potente a ogni uccisione. Il suo massacro ebbe fine quando il giudice ladro gli strappò gli occhi e gli tolse la vita. Fammi vedere. Spippoliamola, dai. Perché questa potrebbe essere un'altra nostra lama. Oh, madonna, che bella. Questa sì. Questa sì, ci sta anche con quello strascico che c'ha dietro. Sull'Elsa. Questa potrebbe essere veramente, veramente bella. Anche perché di sanguinamento va soltanto un paio di tacche sotto. E scalando anche su statistiche da incantatore potrebbe essere veramente utile. Potrebbe essere veramente, veramente tanto utile. Anzi, noi dobbiamo andare sugli effetti di status. Di qua c'è un ascensore. Ok. E allora sì, si ricollega tranquillamente lì. Pensavo durasse molto di più, ma invece è molto easy. Sì, 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 è quell'ascensore lì. Sì, ogni volta che uso qualche oggetto nuovo, ragazzi, deve tirare una spikeata perché deve caricare gli shader, va bene. Ok. Certo, gli ascensori potevano farli anche un po' più rapidi. Poi uno punto del sonno celeste. Ok, buone. E sì, ci ricolleghiamo qua. Va bene, a sto punto, senza che ci stiamo a rifare tutta la roba. Ce l'ho quelle per tornare indietro? No, ci dobbiamo rifare tutta la roba, ragazzuoli. Mi dispiace. Questa sarà una zona piena zeppa di Rogar. E tu sei? Sebastian. Che tanto dovrei ricontrollare se è collegato al crociato oscuro. Se è quel Sebastian. Ma comunque andiamo ad esplorare. Madonna che bello. E ovviamente andiamo in Umbral. Sempre in Umbral. Costantemente in Umbral. Madonna. Ho saltato già il primo salto. Ok. Mappa di Galrath bassa. Sai, il castigo. Maronna. Maronna. Lì c'è un drop ma non ci si può andare. Incantatrice infernale. Oh, ok. Così proprio. Si comincia alla grande, noto, eh. Ovviamente parassiti. Vieni qua. Ah. Il sanguinamento però è entrato, eh. Madonna. Si è infilata lì, non so come prenderla adesso. Vabbè, tu sei un altro minion. Tu sarai un'altra signorina che incontriamo. Flagello da incantatrice, elmo da incantatrice, un seme vestigiale, carne dell'incantatrice. Ok. Questo fa solo fuoco. L'arrogante illusione dell'umanità di padroneggiare da tempo il potere del fuoco ha divertito molte incantatrici infernali che hanno composto fugaci ma devastatrici sinfonie di fiamme. E la carne? Cos'è?
è un... un'armatura? Il metallo rogue è particolarmente tagliente. Questa è uguale. Guanto da rettore cremisi, che sono quelli da cui ho preso appunto queste robe. Un anello. Un oggetto. È un oggetto di missione. Un brandello di carne strappato dal corpo di incantatrice infernale. Pur non essendo degli dei, i rogue sono nati per il volo di Adire. Perciò anche se minimo. Vabbè, ok, è uguale sempre sta cosa. Una città devastata durante l'invasione dei Rogar, ora non restano altro che rovine in fiamme, cadaveri maciullati e simboli in onore di Adir. Ok, è un robo di trama. Dovrò portarla a qualcuno per fare qualche cosa di particolare. Salve. Diciamo che questo luogo con tutte queste fiamme è ancora più confuso in Umbral, perché essenzialmente è il caos. Di colori ed effetti. Anello del magma. Tu sei vivo. Non per molto. Però sì ragazzi, l'abbiamo devastata. Build che funziona per adesso. Speriamo che ci dia una mano durante tutto, tutta la nostra avventura. Siamo fatti di pasta frolla, quindi qualsiasi cosa mi tocca tipo mi apre. Però ehi. E vabbè, ho capito, dopo un attacco così caricato, però stai un attimo calmo, zio. Cioè, dammi un'apertura. Allora, qua giù c'è uno shortcut che apriremo più avanti. Sicuro, appunto. Qui c'è un signorino che vuole morire. Flagello da seguace del fuoco. Che stai a fa'? Oddio, sono anche ranged questi? Stava prendendo qualcosa da tirarmi. E ho capito. Quando giustamente è una città piena di gente maciullata, c'ha senso. C'ha fin troppo senso. Qua per tornare in vita. Allora lo facciamo rapidamente. Giusto per ovviamente poi rinfilarci immediatamente. Lo facciamo giusto per resettare la barra. Qua c'è un passaggio che era solo Umbral. Mi sa che lo shortcut per la grazia. Sì, la grazia. Ma è diventato Elden Ring, ragazzi. Per la vestigia. Esatto, di qua c'è qualcuno, ovvio. Ormai vi conosco come le mie veramente luride tasche, per fare una citazione. Quanto vi piace questo cappuccio? È un po' esagerato magari da davanti, però ci sta. E tu? Ti avevo dimenticato prima. Peccato che rimbalzo. Diciamo che avendo questo moveset in degli spazi così stretti è pericoloso. È molto pericoloso. Qua c'è una via a destra. No. Che era? Ah, cazzo, che infarto. Che infarto. Ho capito che rimbalzo, però madonna. Ok, devo stare attento perché stanno appesi sui tetti sti maledetti. Lì c'è un balestriere. Oh. Qui c'è un passaggio sull'Umbral e un drop di quelli belli. Va bene, la calma. La calma, ce n'è un altro. La cosa ridi. Che tanto questi sono bambini, eh. Da quel che abbiamo visto nei ricordi Umbral. Allora, calma. Calma e sangue freddo. Tu. Uno. Due. E poi questo. Te stanni pure tu a una certa, eh. Cioè, te stanni. In realtà penso di averlo shottato, ma quello è un altro paio di mani. Che drop aveva lasciato lui? Anello terribile. Questi appena abbiamo un attimo di calma vanno letti. Perché non l'ho preso?
Ah, perché giustamente qua c'è il cancello in realtà in Umbral. E lui, essendo che sta solo dall'altra parte, è protetto. Allora, c'è una statua, è ancora presto, ce la teniamo buona. Ha ancora i bambini. Sì, quando sentite queste tipo sorta esplosioni atomiche è perché sono spawnati questi. È qualcosa di incredibile. Questo è un droppino. Oddio, un altro di questi. Che fastidio. È anche duro. Sei. Aia, l'ho schivato malissimo. Però vedete questa cosa che vi dicevo del... Vespo una roba dietro al culo mentre voi state facendo cose? No, perché quello non l'ha preso. Cioè questa è una roba che alla lunga diventa fastidiosa, perché tu magari ti stai gestendo un nemico che ti ha fatto dei danni. Ecco, appunto. E vedete, perché questi prima per esempio non sono spawnati? Lasciamo perdere quelli di Umbral, no? Perché quelli di Umbral continuano a spawnare. Ma quelli vivi, perché prima non sono spawnati? Io ti frego così. Dai, muori e droppa, per favore. Che ha un'animazione lunghissima questo signorino. Cioè, queste sono delle robe che sembrano delle cavolate, ma dopo un po' cominciano ad andarti sui nervi. Perché finché la gente di Umbral la capisco e anzi la accetto. Ma che spawnano anche i signorini, signorini, no. Cioè, quella è proprio una cosa che tu mi fai di cattiveria. E qua vedo tanta roba brutta. Madonna, che cavolo di mattanza che hanno fatto. Allora, noi dobbiamo andare di là. E di là c'è una trappola. Quello che cos'è? Un balestriere? Poi un Rogar Stun. Vabbè, ho capito. Porca troia, oh. Porca. Va veramente, sono morto. Non ho sentito arrivare lui da dietro. No, qua non me la posso fare in... Non me la posso fare in Umbral. Cioè, dovremmo entrarci, però bisogna starci quanto più tempo fuori possibile. Pensavo di potermelo tankare il colpo dopo che mi ha colpito quel signorino, no. Quel signorino proprio mi ha tolto abbastanza vita da potermi far shottare. E visto l'avvezzo, metti un seme qua. Che tanto ce li droppano. Prendi le rune. Le rune, sì, vabbè raga, ormai le so di tutte. Dai, i prossimi sono gli Yeghi del Sangue. Prossimi Yeghi del Sangue, riposiamoci. Posso fare addirittura un livello? Però no, mi sembra presto. Allora, piano, perché questa mi sembra una zona veramente cancerogena, perché è piena zeppa dei Rogar e in Umbral ci stanno pure gli stronzetti. Tu! Che prima mi hai fatto via un colpo. Ecco, perché nascono da sti gruppetti qua, mi sa. Sti tizi in fiamme. Sì, vedete, però vedete, io non lo posso vedere perché non è uno di questi, perché non si sono mossi. Lui è letteralmente spawnato. Forse puoi vedere i gruppetti con i cadaveri. Tu sei normale. Coltello avvelenato. Buono. Ecco da qua. Ecco, questi almeno si sono visti, dai. Ma l'Umbral lo spegne il fuoco. Oh, c'è che infarto. C'è un mietitore. Dove sei? È anche fatto da adamantio a vederlo. Va bene, rimbalzo.
Oggi Lords of the Fallen non se vuole fa, ma comunque. No, oggi Lords of the Fallen se vuole veramente fa odia. Vabbè che so pure io che devo riprendere la mano, eh. Poi è successo un'altra volta, è il tizietto che ti tira il cazzotto dietro e poi ti finiscono. Allora, visto che è uno spazio molto stretto, perché quella è la cosa che mi sta pure a frega. Andiamo, de arma, due mani, proprio Dark Soulsiani. Ho capito. Sì, l'arma a due mani non rimbalza sui muri. Le armi, così sì, va bene. Non capisco il senso di questa scelta, ma facciamo che lo accetto. Quindi andiamo così per un po'. E prendiamoci il vigore, perché qua per entrare... sì, devi andare per forza in Umbral. Ah, sei qua. Ma poi guardate quanto faccio più male a due mani. Non rimbalzo sui muri a questo giro, stronzo. Mi dispiace dirtelo. A questo giro non rimbalzo sui muri, purtroppo. Ah, ce ne sta un altro di qua. Beh, il fatto è che la via principale mi sembra quell'altra, non questa. Ok. Qualcuno che mi salta da sopra la testa. No, è però è spawnata una matriarca. A tradimento proprio. Si provvedete, non c'ha senso questa cosa che un'arma a due mani non rimbalza sui muri. Cioè, io capisco per gli spadoni, perché tu dici ok, attaccano una volta ogni morte di papa. Però fallo un po' per tutto. Ah, l'ho missato di un peto. Qua c'è un drop di quelli fighi, ma prima eliminiamo i piccolini. E non vi ho visto a voi. Vedo che sta angoletto c'era la cattiveria condensata, come al solito, eh. Te ci mettono le matriarche, i signorini, le uova, di tutto c'è sta qua. Spada di Rosmund. Quindi troveremo anche l'occhio di Rosmund, vedendo un po' l'avvezzo. Appena abbiamo un attimo, controlliamo. Qui vedo che ci sta veramente la festa, la rimpatriata. Ok, lì c'è un'altra incantatrice infernale. C'è un mietitore in Umbra. No, di là bisogna andarci normali. Per adesso ce lo teniamo per un attimo, perché tanto dobbiamo attraversare appunto sto ponte. Però Madonna, c'è anche tutta una parte sotto in cui si può andare. Sì, perché ci stanno dei parassiti. E lì c'è un drop. E uno poi come risale, scusate. Cioè, una volta che io prendo quel drop, dove vado? Ah, forse perché in non Umbral. Allora, sopra c'è un signorino che mi sta facendo l'agguato. Io ti faccio così. Vai. Immune ai danni da caduta. Bene. Ma non benissimo. Eia. Meno male che abbiamo ste gemmine.
tua cuccia. Qua c'è per tornare fuori. Torniamocene fuori, perché questo mi sembra uno di quei posti che in Umbral è veramente ostico. Allora, lì c'è un'incantatrice. Fortunatamente è molto più debole. Dovrebbe entrarti anche il sanguinamento, perché questo è veleno. Sì, ti dovrebbe entrare, però a quanto pare, come al solito, le animazioni di stun non sono pervenute. Qua ci dovrebbe essere un devastatore, o come si chiama. Piano piano. Cioè, io una volta che scendo lì per prendere il drop, andiamo a vedere, dai. C'è una viuzza, frecce della cenere. Ah, con... Ah! Ok, figo. Bello. Di là, tra l'altro, ci si può andare. Sì, perché vedo piazzole dove camminare, ma magari da più avanti. Qua c'è qualche drop che non ho visto. Perché mi dimentico che ci stanno solitamente i cadaveri appesi. Di qua... Droppino. Arco del convertito. Finalmente un altro arco. Qua sono in Umbral? No. Magari si può aprire. No. Chiave di Dedalo senza sole. La via per scendere non è di qua. E per andare avanti bisogna riandare in Umbral. Sì, perché vedo delle falene. Quindi prepariamoci psicologicamente anche. Ce l'ho dietro. No, dopo tre attacchi ti sei stannato. Meno male. No, la mia stamina. C'era un maghetto? Dov'è? Ah no, è che ha fatto un giro stranissimo. Dimexus e pepita regolare. Buono. Dovrei cominciare in realtà a quelli non di Umbral e di fargli molto più spesso la killcam, quella figa. La killcam, la finisher figa, perché quella ci serve. Devi mirare questo. No, devi mirare questo. Quello. Perché se droppano delle rune anche fighe e uniche, è bella come cosa. È molto molto bella. Madonna, mi sa che noi siamo diretti là sopra, perché vedo di là un raggio. Marò. Allora, qua possiamo uscire un attimo dalla Umbral. Però credo che ci staremo per poco. Quelli stanno tutti per sparare. La Madonna, pure dei danni. Madonna, esagerati. Così ve imparate, maledetti. E guardate quanti ce ne sono. Salve lei, Che cosa? Ha fatto un emote. Si è rimessa a sedere. Non ho capito. Ok. C'è una scala Umbra là? No. Di qua mi sa che ci sta un Edgy. Un Edgida, sì. Beh, sempre nomi differenti oggi. Ormai ci ho rinunciato. C'era... Ah, c'era uno shortcut. Ah, per scendere giù. Però non è questa la via banda avanti. La via banda avanti è qua. Sopra c'è una vestigia. A destra mi sa che è dove si va avanti. Qua? Niente. Ah, il tizio che abbiamo incontrato. Hello, Lampy. A nice man with a little mustache told me he saw the baddies taking Melchior towards the castle, and this was how to get there. And look, I found the helmet. The head that were in it fell right out and it fit perfect. That's a good sign, that is.
più o meno. Melchior said Mornstead were going to be the answer to all our problems. I don't know what problems we had, but Melchior knows best. Yes, he does. He'll sort everything out when I find him. Blimey, ain't half warm round here, though. The inserts and the fools are getting sleepy. Isn't that right, pal? See? Perché mi hai dato le motte a fanno più che altro? I'll go in a minute. Maybe I'll just rest my eyes first. Ma sta morendo o è semplicemente stanco davvero? I'll go in a minute. Va bene, non mi morire, per favore. Di là uno shortcut. Mappa dei bassi fondi di Kalrat. Madonna, comunque questi sono sempre morti malissimo, Dio Cristo. Lydia, la strega insensibile. Peccato che non ci siano delle descrizioni di questi signorini. Peccato veramente. Lì non ci arriverò mai con un salto. Lì è dove dobbiamo andare. Sento dei nemici. No, c'è anche una parte sopra, no, che se verrà da più avanti. Allora, andiamo a esplorare la parte quella sotto, che immagino che bellezza di luogo che sarà, visto quello che ho dato un'occhiata. Però Madonna. Ma già che mi metti dei doggy così che m'aspettano. Tu c'hai il parassita? Sì. Aspetta. Allora, vedo tanti troppi cadaveri che sicuramente non saranno... appunto, che si rialzano. Allora, questa sarebbe da... Allora, facciamocelo in Umbral. Preparatevi. Perché qua ci sarà... Ma tu da dove cazzo sei venuto? Sì, ho capito però. Ma che cazzo? Ma dov'era? Tra sti cadaveri di merda che non avevo notato? Può essere? Mi stavo grattando un attimo il naso. Un attimo. Eh sì, perché stanno tutti stesi così e non li noti fino all'ultimo. Ci arriverò fin laggiù. Fortunatamente, sì. Tanto voi vi alzate. Qualcuno qua in mezzo si alza. No? Eccolo. E credo che non abbiano neanche hitbox. Ah, c'è il viandante. Ciao. I'd heard things in Mornstead were bad, but this... Centuries of madness and slaughter. Atrocity upon atrocity committed by man and rogue alike. If all this really resulted from the presence of the rune, then whatever boons it might offer, don't forget that lamp is a burden. But it's your burden, so bear it. Never turn to someone else to carry it for you. Come ha fatto quello che ce l'ha donata? Whatever boons it might offer, don't forget. Va bene. Lui giustamente c'ha la depressione quella forte. Lo capisco anche, eh. Nonna, se non mi fido di tutti sti cadaverini ovunque. Nonna, qua il frame rate è calato veramente tanto. Elian, you can't just run off like this. You had everyone at the orphanage worried sick. I know it's not easy, but it can be a frightening place at times. So, I want to give you something very special I've had since I was a little girl. When I used to get scared, I'd hold it very, very tightly. And that's when it would reveal its magic to me. And I'd know there was no need to be afraid. So the next time you get scared, I want you to be a brave girl and do the same thing. Understand? There's nothing to be afraid of, Elian. I promise. Domanda, visto con la me... Oh, una pietra strana.
Poi la leggiamo. Ma è quella della... della vestigia? Perché veramente la memoria di un pesce rosso. Qua ci stanno dei nemici. No. Ovvio che sì, invece. Questo è un muro di fuoco. Non ha saltato. Dai, accuccia. Salve. Questo è un mimic. Yeah, comunque si notano veramente tanto, meno male. Giuramento oscuro. Che per carità sarà una mimetica, insomma, una tinta, però c'ha i suoi significati. Soprattutto se la trovi in determinati luoghi. Qua è per tornarcene buoni. A casuccia. Facciamolo per riprenderci un po' la barra. Ma mi sa che tutti questi ricordi che noi stiamo trovando sono sempre quelli delle persone delle vestigie, sapete? Cioè, mi sa che sono dei rimasugli che hanno lasciato i vecchi portatori della lanterna per noi. E posso usarla, la strana pietra? No, ho paura di usarla, che magari è qualcosa di importante. Ah, ok, ho capito a quale luogo ci stiamo ricollegando. Mi sa il portone, perché quello è il ponte, quindi vuol dire che quella a sinistra sia il portone. Salve, questi si alzeranno tutti a breve, quindi sbrighiamoci. No? Nessuno che si alza? Me deludete. O lo fate soltanto quando ho qualche mostro gigantesco alle calcagna che mi insegue? Ah no, perché vi alzate appena parlerò con quello. Cioè parlerò, appena comincerò a fare a bot. No, cazzarola. Quello con il mietitore no. Madonna, fa laggare tutto ogni volta che utilizza sta roba. È incredibile. Si vieni qua. Ma poi che non te li mettono sempre in sti luoghi di merda? Che non te li mettono sempre in sti cazzo di corridoi tipo Termopili, sti maledetti? Vieni qua, su. Dai. Allora, non adesso, perché è a rallenti, per quanto è un fottuto scatto. Ok. Tu vabbè, intanto che fai l'animazione vado a piedi drop, eh. Laggiù lei, vecchi. Ha schivato. Allora, state cominciando a fare troppi attacchi a rallenti o con i ritardi, onestamente, per i miei gusti. Lì è uno shortcut. Sento troppe vibes da Elden Ring. Ok. Oh. Ciao, eh. Comunque pure ste uova giganti di Pasqua le stanno cominciando a mettere con troppa facilità. Troppa facilità per i miei gusti. Ma comunque il lock in queste zone così piene di oggetti non worka per niente. C'è sta poco da fa, ma c'ha veramente tanti problemi. Tu non dovresti essere un mimic. Abito da braccatore. Ah, l'ha droppato, ok. Il serpente. Lì c'è lo shortcut. Tra ste pile dei cadaveri, ovviamente, c'è sta gente che deve rompere i maroni. Arco della fanteria profanata. Salve, non rompa. Io sono passato soltanto per un... invece no.
C'ho qualcuno dietro. Ormai devo sentire l'audio. Io capisco perché gli hanno messo questo rumore molto specifico. È per non farti prendere a disprovvista. Cioè tu lo senti con la coda dell'orecchio e tecnicamente riesci a predictarli. Però ok, quindi qua abbiamo finito. Andiamoci a risedere rapidamente alla vestigia e vediamo se è anche effettivamente lo stesso nome, ma credo di sì. Tu, amico mio, sei morto? No, lui sta veramente una Pasqua. No, questa era Lydia, ok. Facciamo sti due livellini tattici. Portiamo avanti un po' di vitalità, così almeno abbiamo quei 2 HP extra. Cerchiamo di portarla almeno a 20. Dov'era la via? Era di qua. Metta, una cosa che mi farebbe tanto comodo a livello di difesa sarebbe poter utilizzare gli incantesimi sacri. Non mi sono riposato però, sono scemo. Il poter usare gli incantesimi sacri con quella difesa sacra. Però devo sacrificare un anello e io non so quanto voglio sacrificare un anello. Perché potrei pure togliere questo della rigenerazione della stamina. Tra l'altro, un anello con dente rotto recupera salute e una carica strappavita quando esegui un colpo terribile. Attenzione. Un anello con goccia di magma incandescente aumenta la resistenza all'incendio. Dov'era? Noi avevamo una roba. Puoi lanciare magia radiosa senza un catalizzatore radioso. Vogliamo provarla? Tolgo magari questo. Mi metto la difesa sacra. Perché questa mi protegge veramente veramente tanto. Per carità, mi consuma del mana come se fosse non so cosa, eh. Però vediamo quanto consuma sta roba. Teniamola un po' attiva. Perché avessi qualcosa che magari può rigenerarmi anche la vita over time. Cioè la vita, la, avete capito? La... il mana. Cappello da plebeo. Abbiamo trovato tutto il set da plebeo. Perché poi posso disattivarla quando voglio. Sì, l'ho visto l'amichetto dietro. Non è che sono nato ieri. Anzi, ce ne sarà pure qualcun altro. No? E devo andare... oh! In un luogo pieno di mine, Dio Cristo. Io salto lì. Piano. Avete visto? Che ci vuole? Madonna. Tu, ciao. Arrivederci. Andiamo a sinistra, che sembra una roba secondaria. Lì c'è un passaggio solo umbral. E ci sono entrato per sbaglio. Tecnicamente non puoi passare, qua siamo solo in umbral. Devi mirare quello a destra. Qua è per tornare in vita. Oh, quanti effetti. C'è anche una matriarca. Frantuma scaglie. Madonna, sta cosa del non rimbalzare. Cazzarola, sei una mano. Cioè, ma io dico proprio nella gestione delle orde. È qualcosa di incredibile. Ecco perché tutti utilizzano armi a due mani. Perché cazzarola se ti dà una mano. Tu? Ho sbagliato, non volevo utilizzare questo. Ma detta... gli ho fatto fare un backflip. Allora, perché qua con un salto noi ci possiamo andare di là. Ma qua mi sembra per andare avanti. Onestamente, perché saremmo scesi da lì. Io come torno indietro? Facendo questo? No. Ormai mi sono infilato in sto pertugio di merda. È tutto esploso, tutto morto, ma non si può tornare indietro.
Va bene, continuiamo di qua. Forse aspetta, perché da qua... Esatto, ci ricolleghiamo qua. Salve. Vabbè, c'era bisogno di mettere il braccatore lì giù a rompere i coglioni. Amichetti Lords of the Fallen. Secondo me no. E non mi mira quello a fianco, eh. Non me lo mira con il lock. Minchia, penso che questa sia una delle zone più tossiche fino ad adesso. Ok. Spada di pelle e denti. Sali del fuoco, sali sacri, sali dell'avvizzimento. Perché questa mi sa di un'arma che veniva utilizzata... Che veniva utilizzata da un... Cavaliere oscuro, oddio, come ci chiamiamo? Da un crociato oscuro? Questo vago presentimento, leggero leggero proprio. Vabbè, qua ci dovremmo ricollegare a dove stavamo prima. Rompiamo le uova, che non si sa mai che mi spona qualcuno dietro che deve poi rompere. Sì, si ricollegava semplicemente qua. Di là pure c'è un'altra via, ma tanto poi torneremo indietro. Qua, perché siamo in Umbra, sicuramente è tutto spento. Per sto motivo qua. Di là c'è una via, lì c'è un uovo che si sta per aprire. Ecco, potevano farlo anche sul buff dell'arma, magari. Ti davano un costo iniziale grande, ma poi se volevi tenerla attiva c'era un'altra roba. Sarebbe diventato broken magari per il PvP, perché... non hai quella cosa che magari ti scade il buff. Però piuttosto che stare sempre a fare... Ad accendere, accendere, accendere. Queste sono tutte mani. Dio Cristo, dove sto andando? Mi sa che sto tornando alla vestigia. Sì. È uno shortcut per la vestigia di qua. Mi piace sta cosa di tutti questi shortcut. È veramente, veramente bellina come roba. Cioè, c'è veramente tanta, tanta interconnessione. Ok, qua è dove eravamo prima. Si sta già per rievocare il mio editore. Lì. Dovevi mirare quello dietro. Vabbè, ci sei andata comunque. Salve. Allora, quello è uno shortcut. Di là per andare avanti c'è un albero, quindi ci sarà anche un drop di quelli fighi. Anello del marchio di Adir. Qua si ritorna a casa nostra, madonna. Che infarto. Qua dove mi sto andando a infilare? Ah, nella casetta a fianco. E tu? E soprattutto, che cazzo mi ha colpito? Il balestriere di merda? Eh beh, tu stavi prendendo fuoco, povero Cristo. I just can't. It's not the darkness or the hazards. It's the things the darkness shows you. Whispers to you. I close my eyes at night, and every time it's like I'm back down in the mine. Like I'm trapped, and I'll never escape, and I can't breathe, and there's something looming over me. Over the whole world. I feel like I'm losing my mind. Bello che come sta lui. Il fantasma che sta sul muro è uguale. Anzi, mi sa che è proprio lui. Droppino, dardi della cenere. Là si va dritti normalmente. Quindi, visto che sta per evocare, sta per spawnare il nostro caro amico Satana. Rapido, rapido di qua. Non c'è niente. Non ho voglia di tornare indietro alla vestigia. Quindi, va bene. Ok. Ok, gioco. Donna, comincia a spawnare roba proprio greve comunque. Tipo i miei titori, ma sapete che bordello? Cioè, se c'hai il brutto RNG che ti spawna tanta roba così. Che cazzo di bordello. Si va di nuovo in Umbral. Arma velenosa. C'è qualcuno che ha preso dei danni? La mia vita.
La mia vita ha detto guarda. Ma poi guarda che cattiveria proprio in questa parte iniziale. Che cattiveria. Un braccatore dietro l'angolo proprio così. E vieni qua, Dio Cristo. Del movimento. Via. Perdonatemi quando mi parte la vena, ma veramente c'hanno dei tempismi che voi non avete idea, sicchiriani per alcuni frangenti. Dai, accucci. Via. Allora, certo, se c'è un albero e sto andando così, in realtà è pericoloso, perché sicuramente ci sarà un uovo. Se il gioco mi ha insegnato un po' del suo gameplay, mettiamola così. No, c'è un devastatore Rogar. Becca, vieni qua. No, è confuso. Sta arrivando? Sì. Vieni qua. Va bene. Madonna di Cristo! Madonna! Non sono riuscito a farglielo. Vabbè, siamo neanche a un quarto di barra. Sta spawnando anche Cristo Redentore. Mo comunque mi sembra pure un po' too much, onestamente, onestamente mi sembra un po' too much. Va bene. Tanto che cazzo ci frega. Il frame rate comunque si è dimezzato in questo momento. C'è talmente tanta merda a schermo che il frame rate si è dimezzato, ragazzi. Vi dico soltanto questo. Sta andando a 50 frame. Adesso farei tutte le esplosioni a cazzo. Ma basta spawnare sti stronzi. Madonna. Dio Cristo. Aia. Aia. No, raga, qua. No, devo venirci normalmente prima. È una cosa... Non è possibile. Ma fai che c'hanno un attimo di tempo di spawn, Dio Cristo. Ma non che succede sta mattanza. Ma è possibile che io... Cioè, neanche dici stai per andare al massimo, quindi... Spawna la roba al massimo, no? Cioè, siamo al primo quartino di bar. Ma dai! Cioè, ma poi sembra che il gioco lo fa apposta perché dice, ok... Ok, sta affrontando... Uno di quelli grandi, Quindi mi raccomando, entriamogli a gamba tesa. Io capisco che qua è pieno dei morti, e ok. Però uno non può neanche stare a combattere in quel modo. Capisco che ti dicono, guarda l'Umbral, appunto, devi stare attento, e va bene. Però, Dio Cristo, onestamente. Ce la facciamo un attimo così. Madonna, che cali di frame che c'ha sta zona, comunque. Ma lei, cosa vuole dalla mia vita? Qua pure fuori Umbral, non c'è scampo. Io spero che questo non sia il devastatore, perché sennò ho appena guadagnato 75 HP extra, io ve lo dico. Guardali, qua neanche fuori Umbral c'è poca gente. Quando hanno fatto il level design di sta zona, ho detto, quanti nemici vuoi? Sì, cazzarola, è lui veramente... Ma tu che vuoi? Da dove merda è caduto un cane? Allora, proviamoci, ragazzi. Prendiamo questa perché farà pure più male. E para quanto vuoi.
Ah, perché c'è questo cambio di zona qua che è tipo pesantissimo. Ho capito di che cazzo è fatta sta runa de merda qua per terra. Oh, ma comunque il gioco ha detto guarda. Non ho capito. Che è successo? È successo qualcosa che non so, ragazzi. Allora, sapete, io per... No, perché rispawna tutto, non posso andare là. Fammi disattivare sta difesa sacra. Ah, perché si è resettato. Ma no, ho sbagliato. Allora, c'è uno di quelli fighi e ci sta anche il pasqualone. Si è pure ripreso tutta la vita. No, tu non m'hai visto. Allora, aspetta, ho visto una cosa qua da... del tracking. Quanto tracking vogliamo? Sì. Minchia, oggi questo episodio mi sta incattivendo, eh. Questo episodio mi sta veramente incattivendo, ma per i motivi sbagliati. Purtroppo, veramente per i motivi sbagliati. Allora, boh, piano. Porca troia. No, aspetta, buono. No, buono. Ci abbiamo non so quanto vigore là. E affrontarmi loro due insieme, no. Yeah, questo episodio glitch è veramente git good. Cazzo, venire shottato da quella roba è greve però, eh. Oh, mettiamo sta difesa. Sono un incantatore. Questo fa esplosioni a... fa esplosioni a caso. No, però, raga, sta cosa che spona tutta la gente a cazzo mi dà un fastidio. Gli è attraversato, va bene. Ah, perché vengono... Cioè, quella roba baffa tutti i nemici. Ecco perché non li ho shottati, perché baffa tutti i nemici. Zio, mi hai veramente rotto i coglioni, onestamente. Senti, se ne andasse a fanculo la merdina che hai messo là per terra. Mi hai rotto il cazzo. Vieni qua. Guarda, volevo fotterti onestamente la runa, però purtroppo il sanguinamento c'ha questo effetto secondario che non ti permette di fottere la runa. Andiamo da quell'altro. Andiamo da questo uovo di merda. Fatemi andare un attimo in modalità seria qua, perché veramente uno non può avere veramente un attimo di chill in questo gioco. Ho sbagliato roba da utilizzare. Non ci può essere un attimo di chill. Vieni. L'ho colpito così forte che si è rincoglionito. Non devo parare davanti a questo, me lo dimentico sempre. Ah, affanculo pure tu. Ok. Tumul.
Maschera dell'ira. Qua che ci sarà di bello? Scalpello! Oh, questo serve per potenziare la lanterna, buono. Allora, prima di andare avanti però, voglio un attimo riprovare a farmi il signorino. Dove? Voglio fregargli la sua runa di merda. Buono. Madonna, comunque. Il nome devastatore ci sta veramente bene. Perché non ha parato? Perché se non hai il lock verso di loro non para. Mi sa. Ah, ma tu risponi. Bene. Vedo che affrontarvi insieme sarà una bella cosa. Sono morto? No, dai, è morto lui. Ma vaffanculo. Comunque, farmare le rune o trovare le rune con la roba sanguinamento veleno, raga, è impossibile. Perché il fatto è che quel... quella tacca di veleno che gli viene fatta, o anche, come si chiama, il dot del sanguinamento, fanno qualcosa. Effettivamente fanno proprio qualcosa e impediscono che quella barra bianca vada avanti. Allora andiamo avanti. Ancora. Guarda, non vedo l'ora di andarmene a sta zona, raga. Voi non avete idea dell'ulcera. Mi sembra di sta fa veramente la palude di Dark Souls 1 all over again. Cioè, è proprio quella... quel fettone di roba che rompe i coglioni a caso inutilmente. Qua c'è una di queste, ok. Qua si va per scendere. C'è un'altra strega più avanti. E noi mi sa che siamo diretti veramente sul ponte. C'è qualcuno sotto? Perdonate, mi sta tornando su di tutto. Allora, la strega avrà sicuramente 18 milioni di mimic. Di mimic, di minion. Però di qua c'è una via. Solo Umbral, tra l'altro. Forse per aggirarla, per andargli alle spalle. Salve. Ce n'era un altro perché l'ho visto con la coda e l'occhio. Una volta che rientri nel mood dell'aspettarti sempre un'inculata da qualsiasi parte, diventa più gestibile. Un maghetto, ovviamente ammirato. Non quello sul muro, quello che ho davanti, gioco, per favore. Pepita regolare. Andiamo avanti un po' di spada normale, perché sennò veramente queste cose le consumo come fossero caramelle. Uno shortcut. E sì, mi sa che stiamo cominciando a salire per di là. C'è un buco. Per andare. Credo per skipparsi tutta sta zona. Brutalmente, sì. Usciamo un attimo e ci rinfiliamo. Ah, c'hai pure i cani, ovviamente. Doggo.
signorina. Liver Armor giustamente non perdona. Che cazzo è successo? Comunque ogni tanto c'hanno sti attacchi veramente... boh, colpiscono. Cioè arrivano sti pugni flash. Avevi l'ira di Cristo di Minion. E dato questi possono sparare pure ranged. E quelli fatti di fuoco fanno veramente malino. Armatura da incantatrice infernale. Buona. Di qua non ci si può andare. Lì abbiamo aperto lo shortcut. Qui non ci sono robe. Lì si va per salire. Sì. Ancora. Porca troia. Bastone seghettato. Sembra un devastatore questo. Allora, mi sa che di là è veramente per salire. Nulla apparato a caso, però c'è un signorino. Mentre di qua... ah, lì c'è una scala sull'umbral. Qua si riscende, ma non per molto. Ah, ok, ritorniamo in città da qua. È uno shortcut per tornare dietro. Questa è una via soltanto umbral. Andiamo a vedere, dai. Questo è un, stavo a dire, è un uovo di quelli che si apre sicuro. Salve. Sto prendendo un drop dal culo di qualcuno. Spada del Lord caduto. Aia. E c'è una roba di quelle belline. Stai calma. Vai di sotto. Giù. No. Ma preso. Sono morto, me sa. No, per il miracolo divino. Ah, ma là ci ricolleghiamo comunque alla torre. Dove dobbiamo andare? Questo drop posso prenderlo? Droppino mio. Ah, salve lei, eh. Vabbè, questo appunto è una quintessenza, buona come il pane. Fotti un po' qua. Vogliamo proseguire, ma sì. E voi? E voi? Ma ho capito, ma da dove è spawnata tutta sta gente? Visto che tu sei messo là palesemente per camperare, brutta merda, vieni qua. Sì, perché so... ah beh, mi sa che è per evitarsi quello stronzo lì. Madonna, tutti sti cali di frame però fanno una quantità di miss input, ragazzi, che voi non state capendo. Aia. Di giù vedo un drop. O è una luce a cazzo? No, credo sia un drop. Ah, perché mi sa che questa casa qua sotto... eh sì, lì è dove c'è la cosa. C'è la... il primo posto, come si chiama? Il primo checkpoint. Lì è il secondo. Lì è dove c'è il signorino. Infatti eccolo, sta laggiù, credo. È quello lì. Oh, salve lei.
Teschio del vigore. Tanti, tanti drop. Allora, di qua è per continuare a salire, quindi per andare avanti. E voi? Dobbiamo anche sbrigarci che sta per ritornare il signorino. Allora, qua si scende, quindi qua è extra. C'è una cassa. Esplosione di lava. Ok, la palla di fuoco. Qua mettiamo un checkpoint, che prima di andare su ci riposiamo più tardi. Qua sembra di stare scendendo a Dark Souls 2. Oh! Qui da qualche parte ci dovrebbe essere quel cavaliere maledetto. Eccolo lì. Rapidi, rapidi. Adesso spawnerà sicuramente qualcuno. Come hai fatto se ti stavo alle spalle? Ah, Dio, la lag. Quello sta continuando a sparare chiodi, spacca frame. È una mossa unica loro, ragazzi. Basta. Ma cazzo. Cioè, ma poi il bello è che tu dici, vabbè, almeno c'hanno un danno onesto. Ma col cazzo, ma fanno malissimo quelle cose. Allora, rapidi, rapidi. Qua c'è un drop. Si può andare di qua. Mietitore, fatti i cazzi tuoi. Infatti questa è la casetta che vi avevo detto. Con il rob. Ma tanto lui ti si fotte la vita, sì. Andiamo a riposarci rapidi. Ovviamente la cattiveria di questo luogo è qualcosa di... di unico a modo suo. È unico. Allora, no, non andiamo in Umbral. E invece sì, perché vedo del fuoco. Vabbè, qua è per farsi la zona alta. Sì, sì, quello sta sicuramente di spalle, perché non c'è nessuno a destra che sta per attaccarmi appena arrivo là. No, signore, punto. Va bene. E quel drop lì come lo prendo? Mi sa che questo è un crociato oscuro. O è una sentinella o è un crociato oscuro. Rosario del razziatore Gregory. Aia. Sei morto proprio male, amico. Ma molto molto male. Allora, di qua c'è una via. Però c'è una via anche di là. L'altra via però mi sa che non porta a nulla, perché questa porta a sto droppino. Balestra spaccata. Perché sento che siamo vicini alla fine di questa zona. Quindi vorrei finire questa mega zona e poi andarci a fare le solite letture per staccare. Qui non c'era un passaggio. Avevo visto che c'era... No... Andare lì dove porta poi, a parte alla morte. Non porta da nessuna parte. No, perché quello è l'altro shortcut che abbiamo fatto. Anche se non so quanto lui ci sia tipo caduto in quella posizione, o ce l'abbiano tipo impiantato fortissimo in realtà. Perché il fatto è che quella non mi sembra... Come posso dirlo? Propriamente una posizione normale in cui morire. Cioè, mi sembra più che qualcuno ce l'ha... A meno che non è caduto da sopra il ponte, però perché ci doveva essere un porco spino di metallo lì pronto a trafiggerlo? Stanno nascosti tra i cadaveri sti maledetti.
Salve. No, che te seguo! Madonna. Non c'è nessuno che salta da dietro l'angolo. Mi salta in testa. No. Ecco qua. Sì. Io faccio questo, infatti. E passa la paura. Puoi anche schivare, te prende comunque. Salve lei, eh. Guarda che bel falò fatto ovviamente di carne e resti umani. Perché i Rogar sono sempre molto chill nell'ambiente. Per niente bestie di Satana. Ecco qua. Ui. Che ha due mani comunque è proprio un altro danno, eh. Ah, salve, non va attivate? Ovvio che va attivate. State venendo? No, volete semplicemente attaccarmi il fuoco. Allora, qua bisogna andarci per forza in Umbral. Va bene. Eh sì, siamo sul ponte. Laggiù c'è un'altra delle signorine matte in culo. Quella la utilizzeremo a breve, anche perché sento proprio come un non so che mi dice che in fondo a sto ponte ci sarà un boss che mi vuole aprir male. Qua c'è un droppino. Anello del nutrimento, che dal nome mi sa tipo di life regain quando killi. Salve a tutti, eh. Ma tanto io che cazzo mi fermo pure qua, che tanto continuano a spawnare all'infinito. Questa è una cosa che ancora non ho capito, ma... Sì, sì, rimani ferma laggiù. Tranquilla, eh. Faccia con calma. Arrivederci. Ah, tra l'altro c'aveva pure i minion. Guarda che v'ho visto, eh. Appunto. Madonna che hitbox grande che c'hanno quei robbi. Ma penso che in realtà sia appunto quella cosa che avevo detto, che oltre a dei frame particolari, la parata c'ha proprio dei hitbox davanti molto molto grande. Però secondo me erroneamente grande, cioè non va bene. Perché quello ci sarei passato attorno piuttosto che prendermelo con la spada. Qua c'è un drop, avanti c'è qualcosa di cazzo grande. Fottutamente enorme. È... Ah, è vero. Ce l'aveva detto la signorina. Vieni qua che ci sta uno della progenie. E mi sa che è tipo un cucciolo di quei giganti. Dio Cristo, sì. Ah. Mi piacciono i boss grandi in Lords of the Fallen, eh? Eh sì, è proprio piccolo perché gioca, per quanto sia macabro, con i cadaveri, ma come se fossero delle bambole. Oh! Oh, Dio Cristo, cosa?
Madonna, che bello però. Bello esteticamente. Madonna, progenie rinnegata. Deduco le zampine? Sì. Beh, doveva aspettarmela la culata. E che sta facendo? Ok, bello che ha lasciato le artigliate. Madonna del male però. Allora, attiviamo sta cazzo di difesa sacra per quanto possa essere utile. Culata? No, ha fatto veramente The Floris Lava. E? Ah, bene. Ok. E si punisce poi. Madonna, con tutta la difesa sacra? Con tutta la difesa sacra, quel male? Eccolo là. Però questo magari è punto debole. Esatto. Che dolore. Ho capito, devo aumentare la vita, raga. Cioè, sta cosa se sta a fare sempre più palese. O se sto leggero non posso. Cioè. È come se fosse. Ah, mi ricordo tra l'altro, è vero, molto. Molto, non mi devo distrarre. La mano che c'ha Arkim. Vabbè, questi non puoi camminare per schivarli, va bene. Un'altra. Ma ho capito! Ma basta farla spam! Vieni qua tu piuttosto, no? Meno male, bravo cucciolo. Facci tua, toh. C'è le magie distance, effettivamente, me lo dimentico sempre. Che ha fatto? Oh Cristo! Immagino qua dietro! Vabbè, che bella! Che bella! Madonna! Oppa. Fate sempre questo leggero ritardo. Ecco. Appunto. Che devi fare? Sì, quando stai troppo lontano, lui non sa cosa fare e quindi fa questo. Essenzialmente. Tanto il suo sangue lava. Che è? Mi devo togliere? Sì. Ah, e riempie tutto di merda, però. Adesso comincerà a fare le esplosioni sotto al culo. Va bene. Però bello. È un buon modo per gestirsi, in realtà, un nemico grande. È un buon modo. Poteva essere molto, molto più tedioso. Molto più anche cattivo. Attacca, dai. Perché il fatto è che i danni non so che è. Una volta alta il sole, sì. Perché il danno che mi fa lui, ok, si fa male, ma anche perché io ho ancora praticamente gli HP di inizio gioco. Certo, se non avevo la cura divina, probabilmente ogni attacco mi avrebbe shottato. Si è tolta la lava per terra. Quindi andiamo. Finish him. Seme vestigiale, resi d'umbra, carne della progenie rinnegata. E occhio del gigante. Ok. Eh sì, ma lui era stato tipo messo qua come se... Cioè, perché era rinnegato. Ce l'avevano rinchiuso qua.
Magari è stata questa cosa ad aver scatenato il bordello con i Rogar qui? Ah, e tu sei la nostra signorina, quella che abbiamo liberato. Ecco perché è stata rinchiusa. Ecco perché. The music on the horizon. Perhaps that's what will fill the holes in the world. I'll dance in its wake, pluck it from the air and bring it home. It's not so far away. Not so far at all. Ricordo di una progenie rinnegata. Ok. E di qua si prosegue? Un'altra vestigia. Dawn. Cosa è esploso di qua? Ah, c'è una lanterna rossa. Ma perché si può entrare? Ah no, ok. Allora, vediamo giusto che cosa da offrirci quest'altro pezzetto di zona. Vediamo dove andiamo a parare. A parte che vabbè, non è che abbiamo così tante vie, effettivamente. Quello è un mimic. No. No. Eh no, perché adesso mi sa che siamo entrati giustamente a Kallrath Alba. Giustiziere. Eh sì, perché siamo diretti, mi sa, verso appunto il faro di Kallrath. Però visto che abbiamo fatto questa roba, torniamocene un attimo a casa. Facciamo le letture e per oggi ci abbandoniamo. Che come al solito non saranno mai per oggi due letture e basta. Allora, posso parlarci? Usa la pietra strana. That stone, it looks different somehow. But I know it. When I was a girl at the orphanage, there was a very kind woman, Iris. She gave it to me. This was before the hallowed sentinels found me. I felt so afraid and alone, but Iris helped me overcome my fears. I lost the stone long ago, but now here it is again, all these years later. I wish I could say the same of the orphanage. And Iris. Ok, bellino. Però che cosa fa? Nel senso, la posso usare? Serve a... Boh. Potenzia il Sanguinatrix. No, le cariche non aumentano, soltanto il recupero. Sempre bella sta cazzo di animazione. Allora, è sparito il nostro caro amichetto e ha lasciato un drop. Nota dalla grafia elegante di Andreas di Ebb. Tu? Hello again, friend. Vendi qualcosa di nuovo? Pezzi di livello 2. Solite robe. Allora, a te sicuramente posso ridare gli oggetti dei crociati. There is no more egregious example of the Rogar Blight, which plagues this land, than the infernal colossi. Those titanic affronts to Aureus himself. The fact that such damnable things have been permitted to sully our world for so long is a disgrace. Va bene. Fa vedere. No, aspetta, prima di darti il rosario, fammelo leggere. Un rosario un tempo usato dal razziatore Gregory dei Crociati Oscuri. Sebbene quella che Gregory e Barros intrapresero a Mondstadt non fosse una missione ufficiale dei Crociati Oscuri, si impegnarono al massimo nonostante i pericoli. Avrebbero trovato Paxton o sarebbero morti nel tentativo. Un pezzo di un qualche tipo di corda fatta di... Ma che cazzo vuol dire di un qualche tipo di corda? È un cordone umbilicale, Dio Cristo. Ma che vuol dire? Ma che descrizione è? Sebbene la forma fisica del piccolo Rogar fosse cresciuta nel tempo fino a raggiungere dimensioni colossali, le sue capacità mentali non avevano goduto della stessa crescita. Il suo enorme potere celava una mente infantile. E vabbè, quello che c'aveva giustamente dentro. I miei più sentiti saluti a voi. Mi avventuro nel gelido feudo di Kinrang. Sperando che troviate il coraggio di seguire i miei passi, cercate il mulino a
sopravvento nel borgo in rovina di Bosco Rosso, perché lì vicino si trova l'ingresso a quel luogo che è chiaramente parte integrante del vostro destino. Non lasciatevi intimorire dalla paura che contraddistingue coloro che sono vili e meno meritevoli. Il vostro compagno nelle avversità, Andreas di Ebb. Vabbè, è ok, perché mo dopo Kallrat dovremo cominciare appunto a infilarci in mezzo a quelle vie delle campane. Un antico strumento usato per creare cavità aggiuntive in un'antenna Umbral. La magia Umbral può essere devastante per la carne dei mortali, visto che il suo scopo è fondamentalmente quello di spingere l'assenza di un essere vivente d'Axiom al regno di Umbral. Ed è pieno di radici, vedendolo così. L'occhio di un gigante Rogar. Sebbene la forma fisica del piccolo Rogar uguale, madonna che spreco sta roba, carne della progenie rinnegata. Noi stiamo continuando a prendere carne di roba, non ho capito perché. Un brano di carne strappata dal corpo di un gigante Rogar. Sebbene la forma fisica... dai, che tristezza però. Basifondi di Kallrat, la zona più povera della città, accanto a ulteriori rappresentazioni di questo tetro luogo, è stata disegnata un'entrata alla base di un enorme ponte. A Ravager's Rosary. While the Dark Crusaders have never established a formal presence in Mornstead, as you can see, our reach knows no bounds. As a former Ravager himself, Imperator Jacob would be pleased to see this return to the Aphotic Sanctum. Ok. You serve a higher purpose, Crusader. Per questo dobbiamo riposarci. Va bene, allora prima andiamo dal nostro caro Mollu. Vediamo se ha qualcosa di nuovo. Anche perché possiamo potenziare finalmente la lanterna. Allo? Ok. Cavità occhi umbra principale 2. Hanno due cariche strappane, una cavità occhio umbra al secondario, 10% di resistenza alla paura. Vendi qualcosa di nuovo? Chosen bearer of the lamp, like you I serve. No, vendi dei gamberetti che io quasi quasi comprerò. Offri ricordo. Ok, la sua magia 30 inferno. Puoi lanciare la magia dell'inferno con un catalizzatore in un inferno. Ok. Non ha niente di nuovo da dire. Peccato. Diamoci una riposata e andiamo a parlare con la signorina. Qua non c'è niente. Lei continua a stare seduta, ma non ha capito che tanto non verrà mai evocata da me in un boss. Sperando che non si sia data. No, eccola, sta ancora lì giù. Che dato con tutta quella carne, forse dovremmo andare anche dalla tizia, dove sta Adir. Ehi. Consegna l'occhio del gigante. Poor thing. Why such sadness in your gaze? Shall I sprout petals of flame? Will that make you smile? Ah, mi hai dato l'accusa bruciante. Ma inteso che si è staccata altre due dita o... Una serie di dita mozzate che fungono da catalizzatore della magia infernale. C più. Madonna. Ha usato questa roba, adesso dobbiamo leggerla. Niente? Ah, my invitation. Niente il cazzo. Anello della possanza, un anello dall'aspetto ingannevolmente innocuo. Non fosse per il leggero bagliore che metto, mette il potere delle magie. La radice da cui è stato ricavato questo anello è stata raccolta da un albero di una specie incredibilmente rara che si trova solo nelle foreste più profonde del Nihal orientale. Conflagrazione che penso sia tipo la sorta di lanciafiamme. Un pendente che incorpora un pezzo di pelle scorticata e insanguinata, aumenta i danni da fuoco e la difesa santa. Evoca un martello infernale che colpisce il suo, generando davanti a te una serie di esplosioni in linea. Questa è quella del signorino. Allora, l'anello lo compro. In realtà voglio compriamo pure tutta sta roba. Siamo appena diventati poveri. Chissà se lei adesso cambierà location. Vabbè, diamoci un'altra volta una riposata. Vabbè che non serve, che l'abbiamo già fatto in teoria. Andiamo a riparlare col signorino, andiamo a fare un giretto da Adir. E
poi leggiamo un po' di descrizioni, anche se continuo a dirlo, sono un po' deludenti per adesso. Sì, ti fanno capire del mondo, ma le descrizioni nascoste, sono troppo copie incollate. You serve a higher purpose, Crusader. Armatura da razziatore, la Madonna del peso e lo scudo grande da razziatore. Pochissimi razziatori sono arrivati a guidare i crociati oscuri in qualità di imperatore. L'attuale imperatore, Jacob, è una delle rare eccezioni. La sua prestazione fisica è pari alla sua intelligenza, lungimiranza e scaltrezza. Addirittura. I razziatori sono addestrati a concentrarsi sulla forza fisica e sono temuti per la loro potenza devastante e per la capacità di sopportare dolori e ferite che ucciderebbero guerrieri meno resistenti. Vabbè, sono dei berserk, sono tutti gas di berserk. Più che altro questa sembra veramente una bella armatura, quindi la compro. Devo vedere se non arrivo a pesante, perché secondo me starò... ma io l'ho vista solo adesso. Cioè, scusa, questo tizio andava infottuta full plate, che pesa credo come io e tutti gli altri PG del creato. Lo spadone, perché questo non è mai nella vita una spada, questo è proprio lo spadone di Guts di Berserk. E lo scudo a torre. Una spada un tempo brandita da razziatore Gregory dei crociati oscuri, sebbene quella che Gregory e Barros intrapreso. No, che è sempre la stessa descrizione. Che tristezza, Dio Cristo. No, questa la compriamo. Fammi vedere. Sicuramente tipo 75.000 forza, 30 e 30. Sì, la tieni così questa spada. Madonna. Molto lento in realtà come spadone, perché questo sarà tipo ultra pesante. Però fammi vedere, tipo fa un 1-2 così. Fa uno e fa questo colpo qua molto veloce. Però vedete, sempre per quella cosa che vi ho detto, io posso fare un leggero e poi un pesante per andare rapido. Ha una mano. Ce l'hai qualche a fondo? Ah no, perché giustamente hai quell'altra nell'altra parte. Però io posso fare questa roba qui, passare a due mani e andare così. Cioè, questa è una cosa che uno dice, semplicità di moveset, sì, ma il poter passare da due mani a una mano quando vuoi è qualcosa di veramente figo all'interno del gameplay. È una cosa che non va assolutamente sottovalutata, assolutamente. Ma comunque andiamo dalla signorina, leggiamo le descrizioni e poi ci salutiamo. Anche se immagino che non saranno così intriganti. Perché tutti questi pezzi di carne che sto trovando, l'unico motivo per cui sto raccogliendo mi sa di darli a lei. Onestamente, lui sta là, lei sta qua. Salve. Perché infatti lei guarda il ponte. No, lei ha voglia, cioè gli serve sto strumento del cazzo. Va bene, allora ci mettiamo proprio qua in un angoletto, come delle merde. E si legge, allora, questa è tutta roba che in realtà abbiamo già letto. Questo è uno spadone, fa 200 di fuoco. Una spada rogue che incorpora pelle umana scorticata e denti metallici seghettati. Molti testi della chiesa della religiosità oriana dipingono Adir come un ingannatore dalla lingua di serpente che sussurra parole velenose nelle orecchie, sia dei giusti che degli ingiusti. Ma solo i primi si salvano grazie a Horus e agli insegnamenti della chiesa, va bene. Spada è Lord Caduto che fa 300 di quella roba che a questo punto credo sia esplosione. Un'antica spada, un tempo brandita da un lord dei Rogar durante la guerra contro i giudici. Quando comprese che i Rogar da lui creati non sarebbero stati sufficienti per sconfiggere i giudici, Adir creò con un grande sforzo i suoi lord, Rogar di immenso potere che sarebbero stati a capo del suo esercito. Madonna, qua ci stiamo ricollegando giustamente al primo Lords of the Fallen. Frantuma Sky, un antico martello su cui è raffigurato un drago. Per quanto sia diventato difficile vedere un vero drago ormai da molti anni, esistono ancora armi, credo originariamente, per affrontare queste creature, come potenti martelli progettati per frantumare le scaglie di un drago ed esporre la carne più vulnerabile sottostante. Flagello di un fedele di Adir. Dal tradimento di Adir l'umanità ha commesso innumerevoli atrocità contro se stessa. Solo la guida divina può riportare l'ordine nel mondo, le prime scritture. Va bene. Bastone seghettato direttamente da Bloodborne. Un bastone Rogar sormontato da una lama seghettata. Un tempo alcuni credevano che la colossale mano di Adir fosse la vera mano del dio. No, l'abbiamo già letta questa. Arco del convertito. Madonna! È un arco che fa
sanguinamento, fuoco e veleno. Dio Cristo! Un arco vecchio e da tempo inutilizzato, ma ancora efficace. Nel corso del tempo un certo numero di soldati di Mondstadt abbandonò i propri doveri, si convertì per diventare membro delle sentinelle consacrate, preferendo la devozione alla chierica a quella per la propria patria, un problema che divenne sempre più preoccupante per i governanti del regno. No, l'avevamo già letta sta roba. Una storia afferma che Answorth assassinò un rivale in amore con un dardo da balestra centrando il cuore dell'uomo in piena notte, un'accusa che lui ha sempre negato, ovviamente. Coltello avvelenato. Un coltello da lancio che infligge danni fisici e accumulo di veleno. In seguito all'invasione dei Rogar, innumerevoli persone si sono recate a Mondstadt per tantissimi motivi diversi e le armi e l'equipaggiamento di alcuni dei caduti si trovano ancora sparsi in giro. Va bene. Darti da balestra avvolti dalle fiamme infliggono danni da fuoco. Uguale. Lancia un globo di fuoco esplosivo. Veggenti infervorate, incantatrici infernali sono lieti di incontrare i nemici con un'armatura perché il metallo viene arroventato dalla loro magia dell'inferno, spesso bruciando vivi i loro avversari. Figa come cosa. Cappello semplice bruciato dal fuoco. La vita non era mai facile per la maggior parte degli abitanti di Kalrath Bassa, pochi riuscivano a liberarsi delle condizioni di povertà in cui era stata lasciata sprofondare quella parte della città. Bello, un anello con sopra il marchio da dire, aumenta la tribù d'inferno, vabbè chissà perché. Un anello con un dente macchiato di sangue, uccidendo un nemico si riacquista salute. Uccidendo un nemico si recupera salute, garantisce la generazione di un piccolo quantitativo di salute. E allora mi sa che ci sta tipo la versione triangolare o questa qua stella, magari di Umbral o normale, che invece ti fa il regen del mana. Quello potrebbe essere molto molto utile, però va messo su uno scudo. Sebbene siano stati sostenuti nei loro viaggi dalla loro fede nella giudice chierica, i pellegrini che cadono vittima della corruzione dei Rogar finiscono i loro giorni seguendo inconsapevolmente il volere di Adir, con le loro menti devastate, intente solo al massacro. E abbiamo finito, ragazzuoli. Descrizioni molto rapide e indolore, molto semplici anche nella loro cosa. E niente, io come al solito vi ringrazio per la visione. Anche oggi magari è un episodio un pelino più particolare, un pelino più corto, ma ci stanno come cose, onestamente, anche perché comunque abbiamo visto un sacco di robettine belle. L'unico problema appunto è che si comincia a vedere all'interno del gioco e molte volte ci sta veramente tanta tanta cattiveria. Ma vediamo un attimo come si andrà a sviluppare questa cosa. Io per il resto spero che l'episodio vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commento e a iscrivervi in caso siete nuovi al canale, che danno sempre una mano. E come al solito, piccolo momento di spam personale per ricordarvi che se volete supportarmi nel mio percorso da content creator, avete vari modi con cui potete supportarmi all'interno del mio piccolo viaggio. Il primo fra tutti è quello più semplice, proprio con il Vil di Nero, facendo magari l'abbonamento al mio canale Twitch, facendo una donazione tramite Streamlabs e compagnia. Oppure se volete supportarmi in modo più indiretto, sotto in descrizione trovate tutti i miei piccoli link da affiliato HRK, da Amazon a Ko-fi, e comprando tramite quel link potete anche supportarmi in modo completamente gratuito. Io per il resto vi ricordo anche che sono in live da lunedì al venerdì, dalle 22 in poi sul sito Viola ogni sera, quindi se volete passare siete più che benvenuti. E niente, vi ringrazio sempre di tutto quanto e ci vediamo al prossimo episodio, belli.